Vogliamo continuare a lavorare in questa struttura. Se la struttura dovesse chiudere e l'azienda dovesse ricollocarci all'interno del gruppo, sarebbe comunque un disagio perché le strutture sono dislocate in tutta la regione. Se uno dovesse essere trasferito a Cassino, per esempio, non sarebbe possibile percorrere 200 km al giorno per poter andare a lavorare. Abbiamo vissuto un periodo non facile e adesso ci ritroviamo in attesa del 3 luglio con una linea aziendale molto ben definita, dove l'azienda dichiara che non ha sicuramente la possibilità di ricollocarci in caso di decisione da parte della regione di revocare l'accreditamento della struttura con il sistema sanitario nazionale. Noi come lavoratori abbiamo combattuto, combattiamo per questa eventuale decisione anche con i sindacati, abbiamo contattato le istituzioni, abbiamo contattato la presidenza della regione Lazio, l'assessorato della regione Lazio, il prefetto, questo perché si creasse sin da subito un tavolo dove discutere di questa eventualità della revoca per un eventuale ricollocamento, per un'alternativa fattibile affinché 160 persone non perdano il posto di lavoro. Per noi sarebbe una cosa assurda dopo tutto quello che abbiamo vissuto all'interno della struttura, ma come in tutta Italia, come in tutto il mondo. Volevo precisare che dall'inizio della pandemia noi avevamo già predisposto tutti i kit per l'emergenza Covid ed erano distribuiti su tutti i reparti. Poi quando è arrivata veramente la vera ondata, in merito alle carenze di dispositivi di protezione individuale, dobbiamo dire che eravamo pronti con tutte le difficoltà del caso. Diciamo che c'è stata in Italia già c'era in Italia una carenza di mascherine. La nostra struttura presenta delle fatture a testimonianza di conferma di questo che ne certifica l'avvenuta acquisto. Noi avevamo presenti questi kit per i primi DPCM, noi avevamo messo in moto questa macchina preventiva. Quando sono arrivati giunti i pazienti da noi, noi avevamo due tipi di screening, o il tampone negativo o una certificazione fatta da ASL inviante, dal medico che lo seguiva. Adesso ci saranno, come ho detto prima, delle indagini che valuteranno se questa indagine epidemiologica che farà luce su tutti questi fatti. Lo stipendio, dopo tante pressioni, vista il non pagamento delle fatture in acconto da parte della regione e dell'ASL alla struttura, l'azienda ha comunque erogato lo stipendio. La nostra paura è questa, che anche se i vari DPCM vietano i licenziamenti singoli, collettivi, noi abbiamo la paura che potremmo essere posti, in caso di revoca e di chiusura della struttura, potremmo essere posti in cassa integrazione fino a quella data e poi magari non essere ricollocati ma licenziati al termine di... A settembre, esatto. Vogliamo continuare a lavorare in questa struttura. Se la struttura dovesse chiudere e l'azienda dovesse ricollocarci all'interno del gruppo, sarebbe comunque un disagio perché le strutture sono dislocate in tutta la regione. Se uno dovesse essere trasferito a Cassino, per esempio, non sarebbe possibile percorrere 200 km al giorno per poter andare a lavorare.